Ciao viaggiatori, qualche giorno fa riflettevo sul fatto che la coerenza dovrebbe diventare uno stato di coscienza. Coerenza intesa come un unico flusso alla quale essere attraversati e potersi manifestare nella propria verità. Coerenza con i propri pensieri. Coerenza con le proprie parole, coerenza con le proprie azioni. Essere un tutt'uno con ciò che siamo attraverso l'impulso del cuore. Parlo di cuore perché sempre il cuore è connesso a qualcosa che è al di fuori di noi. Al di fuori di noi inteso come un soffio che ci attraversa, che passa per il nostro chakra della corona e in qualche modo ci guida, ci parla e ci suggerisce cosa dire, cosa fare, cosa pensare ed essere effettivamente connessi con il divino. Quando parlo di connessione con il divino, parlo di connessione con il proprio sé, perché nel momento in cui noi smettiamo di avere paura di essere ciò che siamo e smettiamo soprattutto di avere paura di dire ciò che dobbiamo dire attraverso il nostro sentire, per paura di ferire, allora vuol dire che siamo davvero connessi con il nostro cuore. Per farci rispettare dobbiamo innanzitutto imparare a rispettare noi stessi. Per essere amati dobbiamo imparare ad amare noi stessi. E quindi finché noi veramente non riusciamo ad essere coerenti, e coerenza intesa come integrità di un unico flusso, della quale poter manifestare la bellezza della vita, non potremo essere veramente in equilibrio. Quindi impariamo ad ascoltarci profondamente, ad essere gioiosi, grati della vita, anche per tutte quelle situazioni che ci accadono e che sono magari situazioni difficili, ma allora in quel caso cerchiamo di imparare ciò che quella situazione in realtà ci vuole mostrare. Quindi tornare allo stato di presenza, nell'ascolto del cuore, nel rispetto di se stessi, nell'amore per sé, allora in quel caso possiamo veramente riuscire ad essere totalmente coerenti con il mondo interno, ma soprattutto con il mondo esterno. E quindi nella coerenza di questa giornata io vi abbraccio nella luce e nell'amore. Ciao viaggiatori!